benvenuti alla 25esima edizione del Premio Internazionale Agenda dei Poeti. Ad ospitarci, come di consueto, è il Circolo Volta, da molti considerato uno dei templi della cultura milanese. Qualcuno di voi si chiederà: ma perché Premio Internazionale Agenda dei Poeti? Questo vuole essere un tributo a questo straordinario oggetto che unisce funzionalità di agenda a quello di antologia, raccogliendo in sé sentimenti, emozioni e passioni di poeti contemporanei, praticamente le vostre emozioni, le vostre passioni, i vostri sentimenti. Essere sull'agenda dei poeti significa essere letti da migliaia di persone, non solo in Italia, perché l'agenda dei poeti è presente in Australia, Canada, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo e non vado oltre. Ma da quest'anno siamo presenti anche in Cina, chiaramente quindi in Cina, sì, comunità di italiani che vivono là. Parlando di italiani, in questo periodo il mio pensiero va a tutte quelle persone alle quali il terremoto ha tolto tutto o quasi tutto. E tra questi purtroppo anche i nostri amici poeti, che mi hanno chiamato oggi dicendomi che non se la sentono molti di abbandonare quelle zone perché stanotte ci sono state delle scosse e abbandonare la famiglia, i beni e le cose non era per loro molto conveniente. A loro va il mio più grande abbraccio e l'augurio di una reale rinascita. Non sarà passato inosservato il grande trofeo presente sul palco. È il trofeo che porterà a casa il vincitore del premio Il Poeta dell'Anno. Non è un premio per tutti, è il premio dei premi questo. Questo premio si partecipa con due poesie in italiano, ma potranno partecipare solo poeti che riceveranno la convocazione. Mi spiace per gli altri. E adesso diamo inizio a questa straordinaria manifestazione. Grazie a tutti. Passo a presentarvi la giuria. Neda Buccelli. Anna Vieti. Daniela Iacalone. E Natalia Gobbi. Un grazie particolare va a Elisabetta Viviani. Grazie a voi. Pur facendo parte della giuria si è veramente superato se stessa per la premiazione di questo importantissimo. Esagerato. Importantissimo premio. Presidente di giuria. Roberto Bramani Araldi, al quale cedo la parola e introduce appunto in questa manifestazione. Prego. Vediamo se funziona. Sì. Allora, innanzitutto un saluto a tutti, sono lietissimo di essere ancora in questa sede e con tanti volti noti, altri non noti, ma che diventeranno amici come sono amici coloro i quali fanno parte della schiera dei volti noti. E in questo periodo mi sono dilettato a leggere Corrado Alvaro, il suo Quasi una vita, che non è un romanzo, non è un saggio, bensì una specie di diario stilato negli anni 1927-1947. Uno spaccato della vita italiana ed europea lungo l'arco di un ventennio. Non è una facile lettura, ve lo posso assicurare, stante la sua frammentarietà e la completa assenza di un filo conduttore omogeneo. Non c'è una trama. Tuttavia alcune osservazioni ed analisi sono non solo perfettamente attinenti ai tempi nei quali risulta inserita la personale vicenda, ma posseggono un'indubbia validità anche per i tempi odierni, quasi a dimostrare che la storia è maestra di vita in ogni momento, anche quando l'uomo pensa di innovare comunque
ed è convinto che il passato sia da gettare nei rifiuti, perché non più riferibile all'evoluzione. Credo che in questi tempi sia abbastanza normale pensare in questo modo. Nelle società moderne, afferma Alvaro, le fedi sono state sostituite da opinioni, credenze, pregiudizi, intorno ai quali le divergenze sono accanite quanto una volta le lotte di religione. Il segreto di questa civiltà è la ricerca della gioia e della felicità subito, guarda caso, nel mondo esterno, materiale, visibile. In questo modo non c'è uno che abbia un grammo di talento, poiché c'è un pessimismo imperante. Fanno la commedia dell'intelligenza, è un mondo di falliti e tutti sono praticamente soli, senza amore da dare e da ricevere. Il rovello di non essere amati è tutta una cosa d'oggi. Gli antichi non chiedevano di essere amati soltanto, ma di amare. L'uomo di oggi è tornato bambino, non chiede che di essere amato. Tengo presente che queste sono frasi di un secolo fa. Tutti vi pensano alla solitudine del proprio corpo, della propria anima, e non capiscono che è tutto nella non incapacità di inventare l'amore. Gli uomini ora non si accorgono di imbarbarire, perché la civiltà va diventando un fatto puramente materiale ed esteriore. Si acquisiscono i risultati della vita moderna senza seguirne il processo di sviluppo. Allora, tutte queste considerazioni sembrano sgorgate dalla penna di uno scrittore di oggi, permeato da un diffuso pessimismo, vagheggiante il bel tempo perduto. Invece sono riflessioni di quasi un secolo fa, che mantengono inalterata la loro contemporaneità. E qui mi piace citare Karl Kraus, che in un suo celeberrimo aforisma, che io adoro, sostiene che il diavolo è un ottimista se crede di poter peggiorare gli uomini. Con questa affermazione va a parallelizzarsi con Alvaro in una visione dell'umanità catastrofica, ove nulla sembra possa essere salvato. Allora qui subentro un pochino io, pur ritenendo che nelle valutazioni precedenti sia insita una notevole verità, mi allineo a Voltaire, affermando che il quale affermava che disapprovo quel che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di Dio. Credo che l'uomo abbia saputo produrre nel corso dei secoli un'incredibile messe di opere d'arte, specialmente nell'italiano, e qui lasciatemi essere un po' sciovinista, nell'italiano esiste un fondo culturale dato dalla nascita, dall'ambiente e dalla tradizione, che gli consente di esibire una tal serie di eccellenze che pochi popoli possono annoverare. Ciò non per un'inguaribile affezione sciovinista, bensì per una semplice constatazione di carattere notarile. Circa la metà delle opere dell'ingegno artistico del mondo sono state create nel nostro paese. Non so se qualcuno di voi è stato a Parigi in Place de l'Opéra. Orbene, l'Opéra, e qui c'è Daniela Valone che mi può confermare, ci sono una serie di formelle dei musicisti più prestigiosi del mondo. Allora c'è una formella di un francese e una di un italiano, una di un tedesco e una di un italiano, una di un austriaco e una di un italiano. La metà, anzi un po' più della metà, sono italiani. Quindi siamo un po' orgogliosi di questa nostra capacità creativa. Queste arti, certamente la poesia, sovrana fra le arti letterarie, per la sua capacità di effondere sentimenti, passioni intense, amore nell'intento non solo di esprimere, ma soprattutto di, se riesco a girare la pagina, di donare ad altri i sentimenti più puri che allineano nell'anima. Allora vorrei citare ancora una volta Albert Camus, il quale sostenne che l'uomo può solo fare una scelta nella vita, se essere vittima o carnefice. Io credo fermamente che esista una terza via, non la terza via di un determinato partito politico. L'uomo può essere poeta, e se riusciremo ad ampliare sempre di più questa sua peculiarità, certamente riusciremo ad avere un mondo migliore. Grazie.
iniziamo la premiazione di questo premio internazionale di poesia. Questo premio si articola in 4 sezioni: c'è la sezione libro edito, c'è la sezione narrativa inedita, poesia dialettale e la poesia in italiano. Iniziamo la premiazione con il libro edito, dando la parola a Elisabetta Viviani. Grazie, oh, grazie Omaro, un applauso a Omaro. Allora, come ha detto Omaro, sezione libro edito, iniziamo con le menzioni d'onore. Giulio Buzzi, con l'opera Della Primavera, premia con diploma Natalia Gobbi. Benvenuto, Buzzi. Prego. Sezione libro edito, sezione poesia, 4º premio a Fabio Clerici con Il grido della terra, premia con targa Leda Buccelli. Benvenuto, prego. Sezione poesia, col 3º premio a Barbara Cucini con Libera sempre, premia con coppa Roberto Magnaretti. C'è una motivazione? Cucini, benvenuta, prego. Allora, questa silloge è uno sguardo attento e profondo sull'essere umano, sui sentimenti, sulla natura. I versi di Barbara Cucini ci fanno sentire il respiro e l'aria pura della sera, il cadere di una pioggia purificatrice, il riverbero di luce vera della sua terra, che lei cerca nel vento della memoria, perché viaggiando nel vento trova se stessa. Nelle parole dei suoi versi l'autrice ripone dunque le sue speranze, perché salvare i suoi ricordi dalle nebbie del tempo la rende una donna libera. Questa è la motivazione, prego. Grazie, alla prossima. Secondo premio della sezione poesia a Francesco Micci con Il sogno infranto. Micci purtroppo è una persona che è rimasta ferma, perché questa notte sono successe altre scosse di terremoto e noi lo salutiamo con questo applauso. Omaro, leggiamo la stessa motivazione. La motivazione la leggiamo. Un'opera, quella di Francesco Micci, che si insinua nelle fondamenta della società dei nostri giorni, mescolando tradizioni e sperimentazione. Tra le terre profumate dell'Umbria racconta quella società infiammescente della Prima Repubblica in cui dignità e affetti erano priorità, e la confronta con quella attuale super tecnologica. È una riflessione la sua sui figli della precarietà, sull'invasione digitale, sui tempi e i modi attuali della socialità. È una mappa preziosa per muoversi nel mondo di oggi senza però dimenticare i valori sociali del passato. Grazie. Siamo arrivati al vincitore della sezione libro edito. Il vincitore non è uno solo, sono due vincitori, perché giustamente il nostro presidente di giuria ha consigliato di non mischiare la poesia con la narrativa,
l'aggiudicare il primo premio. Il primo premio che concerne la narrativa è stato, giustamente meritato, da Franco Onida. Viene premiato da Roberto Bramani Araldi e questa, venga Onida, benvenuto, grazie, comodi. Questa è la motivazione, Onida, del perché è stato assegnato il primo premio. Prego. Franco Onida ha scritto una storia poetica estremamente ingegnosa sulla forza immensa della fantasia e dell'amore per le parole, che aiutano a non sentirsi mai soli e a vivere in mondi bellissimi in cui tutto è possibile. È un autore che conosce bene il potere delle parole, dell'arte infinita del racconto, e il suo è il racconto del sogno, della solitudine, di un misterioso diario e di altro ancora. Per restare vivo il protagonista deve camminare nel sogno e allora scrive, perché quando scrive si dimentica di sé e di tutto ciò che lo circonda e in modo ironico, geniale, commovente e profondo rivisita la sua vita, la sua concezione del mondo con gli occhi di Filottete, l'eroe omerico condannato alla solitudine. Grazie, grazie. Proseguiamo con la poesia, primo premio assoluto del libro edito di poesia Lodovica Garavaglia, finista. Benvenuta, prego. È una miscellanea poetica quella di Lodovica Garavaglia, divisa in sezioni che, sebbene diverse tra loro, aspirano tutte alla comprensione dell'essere. L'autrice scava dentro quei sentimenti in cui si rispecchiano tante altre storie umane. Le sue rime si riempiono del passato, ma lei non manca poi di guardare al futuro con gli occhi dei bambini, nella speranza di trasmettere loro la gioia e lo stupore di fronte alla forza della vita, dell'amore, della poesia. Perché, dice Lodovica Garavaglia, la pienezza della vita sta proprio nel sentirsi dentro di essa con gioia. Le sue lingue lasciano sicuramente un segno nel cuore di chi le legge. Ecco la motivazione. Grazie, alla prossima, grazie. Continuiamo con la sezione narrativa inedita con le menzioni d'onore. Menzione d'onore a Francesco Boglione con l'opera Donazione, premia Daniela Gavarone. Grazie, grazie Francesco Boglione. Ancora una menzione d'onore a Franco Onida con Tempo d'agosto, premia Neda Buccelli. Prego.
Cesare Costingo con l'opera Il Dono, premio a Contarga Anna Grieco. Godersi il sole su una spiaggia magica può trasformarsi in un vero incubo. Questa è la motivazione del perché è stato. Io direi che la signora Sposito, però, un altro applauso è venuta praticamente dalla Sardegna per venire a firmare questo premio. Noi la ringraziamo per questo applauso. Grazie. Abbiamo adesso il secondo premio a Ornella Beretta con La Stalla, premia con coppa Roberto Bramani Araldi. Motivazione. Questa è la motivazione del perché. Una sola pagina, quello scritto da Ornella Beretta, ma che contiene i bellissimi momenti di vita vissuti da una ragazzina che ogni anno, finita la scuola, raggiungeva la nonna in campagna, dove condivideva con lei una vita a contatto con la natura. Attraverso la magia delle sue parole, il lettore si rende conto di quanto questo umile ma vitale locale contadino abbia arricchito dentro questa ragazzina ora donna. Ecco. Alla prossima, grazie. Narrativa inedita, primo premio assoluto, è stato attribuito a Giuseppe Rundigi. Il titolo è Carne Umana. È un piccolo piacere, questa è la motivazione del perché è stato aggiudicato il primo premio. È un piccolo spaccato della nostra società, il racconto breve di Giuseppe Rubisi. In uno stile molto accattivante, crea un personaggio che ama osservare le persone che gli stanno accanto sui mezzi pubblici e ci rende partecipi delle sue emozioni. Salire su questi mezzi significa venire a contatto con sconosciuti. Il
fruitori di mezzi pubblici conoscono bene questa realtà e questo racconto ci rammenta che la convivenza sociale oggi non è assolutamente facile e che dipende da ognuno di noi renderla accettabile. Grazie. Ecco la motivazione, Rudigi. Rudigi. Vabbè, l'emozione, Bene, siamo giunti adesso alla sezione poesia dialettale. Abbiamo dei finalisti con menzione d'onore: Francesca Tentori, I Trimiste, premia con diploma Anna Greco. Eccola, Tentori. Benvenuta, prego. Grazie. Continuiamo con la sezione poesia dialettale. Al quarto premio a Laura Pastori con Alura l'era Natal, premia con targa Roberto Bramani Araldi. Grazie. Quarto premio a Marco Camurri, Ramentin Primé, premia con targa Daniela Iavarone. Benvenuto Camurri. Grazie. Grazie. Terzo premio a Francesco Saporito con Valici, premia con coppa Natalia Gobbi. Le leggo la motivazione. Questa è la motivazione. Il poeta si diletta a raccontare un pescatore abbigliato in modo particolare, un secchio d'acqua e i pesci da vendere con un pizzico di strioneria, altrimenti che venditore sarebbe? Il gioco del racconto, vivace e avvincente, lascia infine lo spazio alla considerazione finale sull'incrocio vita-morte, che tocca in questo caso il pesce, morto con gli occhi aperti, per non concedere la vittoria alla morte e per morire quindi con dignità. Complimenti. Io devo ringraziare personalmente la signora, è venuta appositamente dalla Sicilia per ritirare il premio meritato da Francesco Saporito. Perché è venuto lei? Perché Francesco Saporito è affetto da una malattia grave, e ha una passione smoderata verso la poesia, evidentemente scrive molto bene, perché essere arrivati terzo
a un premio di questa portata, veramente è una cosa notevole, come notevole il viaggio che ha fatto la signora dalla Sicilia a qua per ritirare il premio a Sapovilla. Lei adesso torna in Sicilia e porti questo grande applauso. Questa lirica l'autore compie il piccolo miracolo di fondere per mezzo di brevi,
sagaci pennellate di tinte pastello, gli elementi visivi insiti nella reazione di un bimbo afflitto da una patologia, che non gli nega la possibilità di esprimersi, con la poesia ad essere connessa. Il risultato è semplicemente mirabile. Il dipinto che viene ricavato rappresenta la completezza interpretativa, permette di immedesimarsi e nella sua contemplazione si sintetizza il senso stesso dell'imperfetto che si tramuta in perfezione. Grazie. Alla prossima. Grazie. Siamo giunti alla sezione poesia a tema libero. Abbiamo le poesie finaliste. Gaetano Enrico Abate con la poesia Quando è sera, premia Roberto Gramagna Raldi. Pensate che questo signore qua ha interrotto il viaggio di nozze per tornare a ritirare il premio. È un novello sposo, la signora è la moglie. Hanno anticipato il rientro. Grazie. Dopo lo rifaranno, no? Grazie. Poesia finalista. Maria Rosaria Armandi, Soffio d'estate. Premia Natalia Gobbi. Benvenuta, complimenti, prego. Grazie, alla prossima. Francesco Boglione con la poesia Limiti, premia Leda Uccelli.
Adriana Carraro con Lezioni d'amore, premia Daniela Iavarone. Proprio il centro, come dicevamo,